se ne avrò la possibilità, con anche qualche meeting, di trovare la gara magari nel momento giusto, così via, mi piacerebbe anche fare il mio primo 500 ufficiale in gara. Oh, ma sai che ero così sicuro che avresti detto il muro dell'1,50 sugli 800. Ero così sicuro che l'avresti detto. Dei 500, allora il muro degli 800, anche quello, vabbè, l'1,50, insomma, non mi sembra cosa così difficile. Ma no, ma solo perché sei un simpatizzante nel mezzo fondo e quindi ovviamente avresti tutto l'interesse per allungare. Comunque va bene, insomma, dai, 500 metri dimostra, tra parentesi, che sei un quattrocentista che vede 400 un po' stretti, già. Per te il 500 sarebbe, se ci fosse quella come distanza della velocità prolungata, magari sarebbe anche un po' meglio. Penso che, insomma, dopo un po' di anni mi conosco, e se anziché i 400 metri, probabilmente come distanza olimpica, esistesse il 500, il 600, il 550, insomma, una distanza così, secondo me sarei a livello mondiale messo meglio di come lo sono sui 400. È colpa degli inglesi, che hanno questa conversione con le miglia, il quarto di miglio. Maledetti loro, le miglia, le yard, che ce l'hanno gli americani. Ma noi abbiamo sta campanilismo con i francesi, però loro volevano fare i 500 metri, i 1000 metri. Loro avevano la pista da 500 metri. Infatti i velodromi, che non hanno trovato la loro forma principale in Francia, i velodromi erano da 500 metri. Adesso da 250, perché l'hanno un po' rimpiccioliti e resi un pochino più frenetici. Però davamo retta ai francesi, veramente tu avresti avuto una carriera diversa. D'altra parte, vabbè, comunque mi accontento di quella che sto avendo, eh? Non è che mi sia andata poi così male, insomma. Domanda per Edo: ha mai pensato di provarci negli 800 metri? Sì, onestamente sì, e anche diciamo in questi anni qua, preparando Los Angeles 2028, dovrò fare una scelta se continuare a preparare i 400 metri o pensare anche di valutare un cambio sugli 800 metri, che poi non è detto che se si fa il cambio le cose vadano bene, anche perché poi magari passo sugli 800 metri, corro 1,46 di PB, 1,47 magari, insomma, tempi così, e cosa me ne faccio? Me ne faccio meno di nulla. Per cui dovrò comunque valutare, facendo magari test della VO2 Max di nuovo, che comunque quando li avevo fatti mi avevano confermato che sugli 800 metri avrei avuto probabilmente della strada, ma la parte teorica è sempre diversa dalla pratica, perché poi ci sono gli allenamenti, bisognerebbe trovare dei compagni di allenamento per fare gli 800 metri, perché da solo correre così tanto non è semplice, già sui 400 non è facile allenarsi da solo, cosa che sto attualmente facendo, poi mi muovo ogni tanto che riesco ad andare con il gruppo di Leonardo Arrighi, che è l'allenatore, con sotto dei velocisti come Petro Rossi, c'era Zlatan, c'è Fornasari, che mi alleno spesso con loro, e tanti altri ragazzi. Insomma, le variabili sono tantissime su quelle di passare gli 800 metri. Sicuramente prima di fare il salto dovrei, in un momento di forma, provare un 800 metri, magari tirato da qualche nome importante italiano, in modo da poter fare una gara e vedere se senza preparazione specifica becco 40 metri o ne becco 20, perché ovvio che se senza preparazione specifica dovessi correre già così 1,46 e mezzo, 1,47 e mezzo, uno può dire: cavolo, se passo di là magari ho i numeri per poter fare qualcosa di vicino a quello che fanno già i nostri Catalin, Tecuciano, Simone Barontini, diciamo nome e cognome, Francesco Pernici, che sono veramente talentuosi e forti, e insomma magari potrei aggregarmi a quel gruppo lì, però se ne riparlerà sempre un po' più avanti, stiamo continuando a rimandare discorso. Sì. Allora, possiamo dire Edoardo Scotti, campione europeo Master 55 sugli 800 metri? Non so se Master 55 farò atletica, ma sicuramente per allora sarò un buon consulente finanziario, gestore di fondi. Oh,